Ciao ragazze, buonasera per me perché sono già le 6:30, siamo a lunedì. Ho iniziato a vloggare un po' tardi perché in questo momento mi è venuto in mente di fare i biscottini. Li volevo fare insieme a voi e appunto ne approfitto per filmare. Vi anticipo già che io non li ho mai fatti, quindi vediamo che cosa ne viene fuori. Andiamo in cucina! Ecco qua gli ingredienti, ma tanto poi vi lascio la ricetta giù in info box. Io questa ricetta l'ho presa dal video di Nicole del canale Nicole Gimondo, quindi non so se già l'avete visto. Io ho utilizzato 300 g di farina normale, quindi 00, 80 g di olio di girasole, 80 g di zucchero di canna. Gocciole di cioccolato quanto basta, un uovo e poi un tuorlo e un cucchiaino di lievito per dolci. Io non metterò la scorza d'arancia perché in questo momento non ho arance in casa, quindi appunto la farò con questi ingredienti. Dimenticavo anche un pizzico di sale.
fatti, fatti. Poi quando li assaggerò vi faccio sapere come sono venuti, speriamo bene. Adesso prepariamo la cena, in realtà la sta preparando Christian, e vediamo che cosa sta facendo. Momento cena, c'è Christian ai fornelli questa sera e stiamo facendo dei peperoni con cipolla e poi con il salmone, questo qua. È il giorno dopo, oggi è un po' buio in casa perché c'è un tempo proprio un po' bruttino, sembra tipo che voglia piovere però ancora non sta piovendo, ma più che altro c'è un'umidità pazzesca. Da voi che tempo c'è in questo periodo qui? Direi che fa abbastanza freschino, infatti direi che un'oretta al giorno sto anche accendendo i termo perché dentro casa non c'è umido, per fortuna abbiamo questa fortuna di non avere umidità in casa, però fuori ce n'è parecchia, quindi dobbiamo per forza accendere i termo almeno un'oretta al giorno proprio per scaldare un po' l'ambiente, perché veramente inizia ad esserci un po' freddo e, come ho detto, tanta umidità, quindi fatemi sapere da voi com'è la situazione. Io ho appena fatto colazione, ho anche steso già una lavatrice che ho fatto questa mattina presto. Adesso diamo una bella sistemata insieme. Volevo spolverare questa mattina, quindi lo faremo sicuramente insieme, e devo fare anche i pavimenti, quindi facciamo un po' queste cosine insieme. E poi prepareremo anche il pranzo. Oggi credo che farò una pasta con i fagioli, quindi una bella minestra. In questo periodo sono proprio le mie preferite le minestre, anche la zucca la mangiamo tantissimo, infatti magari nel prossimo video facciamo anche una bella ricettina con la zucca, perché oggi non ce l'ho, quindi non riuscirei proprio a filmare. Magari nei prossimi video facciamo qualcosina con la zucca insieme. Quindi via con il riordino della casa.
Abbiamo mangiato, come avete visto, abbiamo mangiato la minestra di pasta e fagioli. Sono anche uscita in realtà perché sono andata dai cinesi a prendere finalmente il nuovo pattume, che adesso vi faccio vedere finalmente. Eccolo qua, finalmente ragazze, l'ho trovato. Come vedete è bianco e nero, quindi che va ad abbinarsi a tutto il contesto della cucina. Secondo me è super super carino ed è di questa marca qua, è della Tontarelli. Finalmente ragazze sono riuscita a trovare un pattume che comunque stesse bene in cucina, perché come vedete, adesso vi faccio vedere, è comunque tutto bianco e nero. Arriveranno presto le tende. Io ragazze tengo il pattume al di fuori della cucina, quindi del sottolavello, perché non mi piace comunque averlo all'interno del sottolavello, ma allo stesso tempo non ho neanche un balcone e quindi sono costretta comunque a tenerlo così a vista. Fatemi sapere se vi piace. Comunque eccolo qua. Se vi può interessare, credo che lo possiate trovare in tutti i negozi dei cinesi. Provate a girarne un po', perché comunque non tutti hanno le stesse cose. Comunque sì, vi ho fatto vedere anche la marca, quindi se siete interessati e vi piace anche a voi, magari date un'occhiata in giro, che quella marca lì comunque la rivendono in tanti. Chiudo qua il video, non so di quanto sia, perché ancora non ho iniziato ad editarlo, quindi io vi saluto. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia come sempre. Fatemi sapere come state, mi raccomando, vi aspetto giù nei commenti. Grazie per darmi sempre compagnia voi a me, non lo sapete ma mi date compagnia. Io già mi sto portando avanti con la cena di questa sera, perché appena torna Christian subito andiamo a fare una commissione, quindi al nostro rientro poi troviamo già qualcosa di pronto. Stasera facciamo i piselli e questi... non mi ricordo come si chiamano ragazze, comunque le cotolette di pollo, ecco, cotolette di pollo con piselli. Io adesso mi metto ad editare questo video, vi auguro una buona giornata e un bacione a tutte, a tutti, ciao! Stavo dimenticando ragazzi di dirvi che i biscotti sono venuti bene, mi sono proprio dimenticata di questa cosa, comunque i biscottini sono venuti bene. Come vi ho già detto, questa ricetta io l'ho presa dal canale di Nicole Gimondo, però ho fatto un po' a modo mio, perché ho messo 300 grammi di farina 00, mi sembra invece che lei abbia usato diverse farine, e poi non ho utilizzato la scorza d'arancia. Comunque sono venuti buonissimi e credo che le rifarò spessissimo, mi piacciono anche di più di quelli comprati. Quindi ho trovato i miei biscotti preferiti con lo zucchero di canna, finalmente. E niente, dopo di questo, ciao!